Omar, intanto grazie di averci accolti in questo che è uno dei tuoi studi, magazzini, luoghi di lavoro. È un bunker questo. Beh, se non ha finestre, quindi è un bunker. Di questi tempi meglio ritrovarsi in un bunker, è vero. Rileggendo la tua sintesi biografica, Beh, se rimane. mi è colpito dal fatto che tu hai fatto tanto. Abbiamo detto 172 cataloghi editi solo per quanto riguarda mostre personali, più di 700 per quanto riguarda partecipazioni a mostre Collettivo, collettive. mostre, sì. E parliamo soltanto di cataloghi editi. Editi, sì. Inizio il mio, diciamo, percorso culturale artistico a Parma, A Parma. pur essendo nato in Regione Reggio Emilia, e lo proseguo poi a Bologna con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove ho avuto come docente il Concerto Pozzati, Concerto che è Pozzati, tuo stato il mio docente. docente per 4 anni, sì. Quindi Bologna è la città nella quale chiaramente ho avuto più possibilità, insomma, e da lì è partito praticamente un po' il mio viaggio. Cioè, quando ero ancora all'Accademia, nel 78, vengo invitato alla prima internazionale del disegno di Norimberga, nella Kunsthalle di Norimberga, dove giovane artista pescato in un'accademia, praticamente da Luciano Francalanci di Venezia, lì poi vinse il premio Faber-Castell. Insomma, è importante che da lì poi nasce questo rapporto col disegno molto così Il proficuo, importante, disegno, ma il poi c'è anche disegno. la pittura, però la prima triennale è questa, ed è del 78. Finisco l'Accademia in quell'anno e poi avrò una mostra importante con la G7 di Bologna, diretta da Ginevra Grigolo, e in quell'occasione a presentarmi fu Giovanni Maria Came. Lo stesso anno poi conobbi Flavio Carli, col quale ho iniziato un rapporto di frequentazione, la Triennale di Milano con la Nuova Immagine, mostra che raccoglieva quello che era il meglio del contemporaneo a livello internazionale di quegli anni. Fine anni 70 nasce la prima fiera d'arte contemporanea a Bologna, no? E quindi in questo bailam di cose esposte vedo la concettualità di artisti molto più grandi di me. Generazionalmente, Paolini, vedo praticamente Luciano Fabbro, vedo Beuys, vedo cioè artisti che lavorano chiaramente con materiali che non sono materiali tradizionali della pittura, del disegno. Io arrivo praticamente con queste matite in tasca della scuola d'arte di Parma, dove i miei primi impatti furono appunto il Parmigianino e il Correggio, però chiaramente questo non mi saziava, non era sufficiente per me, soltanto la buona mano, e quindi nasce questo bisogno di inserire all'interno del disegno elementi che possono in qualche modo mettere in discussione o anche in crisi ciò che io vado a rappresentare. Siamo qui a casa del, mi permetto di dire, uno tra i più grandi disegnatori che io abbia mai incontrato, e si parla di Leonardo, si parla di Raffaello, però si parla anche, eravamo a Bologna, di Nicolò Dell'Arca. E là si parla di scultura, però, si parla di terracotta, si parla forse di certi brividi, di certe Si parla sensazioni. di emozione, Oh, perché il bene. compianto sul Cristo morto è un'opera, diciamo, di emozione veramente straordinaria, quindi che va al di là anche di quello che è l'anno o gli anni in cui viene costruita. Questa emozione non ha tempo, c'è lo strappo fisico tra quella che è un'immagine mistica, ma anche proprio così, anatomica e viva. Ed è questa la cosa che mi piace evidenziare anche nel mio disegno. In certi tuoi dittici, dove c'è corpo o parte di corpo, e poi c'è un qualcosa che io non so spiegare, che viene dalle tue mani, dalla tua grande qualità, a me sembra un po' l'aria e la luce del Correggio. Beh, mi piace questo avvicinamento. Sicuramente c'è qualcosa che mi accomuna o che mi coinvolge ancora del Correggio, che riguarda proprio ciò che sta attorno alla figura, no? Dove lo sfondo, quello che regge in fondo il soggetto al centro, è un infittimento di segni, dati sempre dal matito, dal pastello nero, con questa, diciamo, tessitura proprio in diagonale. Se si va in Pinacoteca Parma e si guarda questo strappo del Correggio da San Giovanni, dove c'è l'incoronazione della Vergine, no? Il Cristo che pone appunto, no, sulla testa della Vergine la corona, si vede proprio anche tutto questo lavoro di Cesello, nonostante fosse un affresco, quindi un dipinto che andava dipinto in giornata, dove lui lavora appunto con questo infittimento del segno. Quando sei un ragazzo, no? Un bambino quasi, insomma, ed entri in questa pinacoteca, mio nonno mi ci portò appunto che ero un bambino piccolo, avevo 8-9 anni, e rimasi proprio colpito da questa Madonna. Stiamo parlando
parlando della qualità del segno del cesello di Correggio, però poi tu citi Beuys, Kiefer, Rothko, certo. E questo è bellissimo, perché Beuys in pochi reputano forse essere quell'insospettabile, straordinario disegnatore che era, è stato. Di anatomie, di animali, di figure umane. Cioè, è sempre un lavoro di rottura il suo, però manteneva sempre un'eleganza o una classicità, no, elegante della contemporaneità. Dimmi sinceramente le tue prime sensazioni e emozioni quando hai visto dal vivo un quadro di Rothko. Beh, ho pensato a un'icona. Rothko mi affascinò e mi coinvolse molto, tant'è che poi feci anche una tesi su Rothko. Sì. Ah, davvero? Sì. Ah, questo non lo sapevo, pensa, su Rothko. Sembra strano, il pittore, esatto, il pittore figurativo. Ma infatti, Omar Galliani, tesi su Rothko. Questa definizione figurativa mi va un po' stretta. Eccolo là, bravo. Per tanti motivi, per le cose che ho detto prima, parlando dei materiali, parlando di cos'è il materiale che sottende, no, la mia, certo, immagine in superficie, che può essere letta in modo superficiale. Lui che artista figurativo, poi mi piace confrontarmi, sì, è Robert Longo. Robert Longo, artista americano. Vi siete incontrati? Sì, sì, a New York. Tu citi giganti che tutti conoscono, ma di cui forse non tutti conoscono quell'opera che tu citi, Il martirio di Marsia. Tiziano, quella è un'opera straordinaria, sì, dove vuoi la sua ormai cecità quasi, no? Ho difficoltà di vedere, avevo un problema agli occhi nella fase finale della sua vita. Palma il giovane dice appunto che Tiziano teneva queste tele, no? A Venezia, girate contro il muro, ne aveva diverse, le girava ogni tanto, poi con le mani interveniva con le dita. Questa cosa è straordinaria, no? Che anticipa, che ne so, possiamo parlare di Manet, possiamo parlare di simbolismo transeuropeo dell'Ottocento. Poi qualcuno spesso mi chiede perché ho smesso, in realtà poi non è che abbia smesso di dipingere, ecco, perché una volta all'anno, quando nevica, generalmente in gennaio, febbraio, mi concedo una grande tela. Mi hai fatto venire in mente un'altra opera in terra iberica, è l'entierro, è il greco, un seppellimento che diventa un'opera alta, verticale, aerea, piena di oro, che ogni tanto ricorre nel tuo lavoro, con delle velature nere, perché si tratta di una sepoltura, e però quanto colore. Sicuramente il greco è un'altra figura, diciamo, che fa la differenza. Si porta con sé l'eredità degli studi visitati a Venezia, no, del Veronese, della pittura veneta. Chiaramente è un'altra vertigine, sì. Ed è una vertigine anche perché se pensi che il quadro è dipinto con pochi elementi, pochi colori. Un po' come Paganini quando toglie le corde del violino e ne tiene una, no? E vince la gara con Russo, no? Sì. Cioè fare su una corda quello che gli altri fanno con tutto. Fanno tutte le corde. Raramente troverai qualche progetto, certo, per le mie opere su tavola. Di Caravaggio non esistono disegni. Di Caravaggio ne sono disegni, hai ragione. Chissà, una bella, chissà, una bella citazione. Lo lasciamo così in sospeso. La storia dell'arte ci libera e ci rende partecipi di emozioni. Ed è questa la cosa, no, che mi piace evidenziare anche nel mio disegno. Sì, congiunge a quella che è proprio anche la materia stessa viva, come il legno, il pioppo, i suoi nodi, i suoi tagli, i suoi difetti, e anche la grafite, che in fondo viene da un mondo minerale che sta nel sottosuolo, perché è carbonio. Questo carbonio che ha caratteristiche di profondità notevoli, che appartengono anche al diamante. Infatti la grafite diventerà è un diamante giovane. Diventerà. Quindi in realtà paradossalmente io lavoro con un diamante. Si specchia la luce nella grafite, certo, mentre invece nel carboncino, nel pastello nero che uso spesso, diventa un nero, sì, profondo, sì, che non rifrange la luce. Quindi in qualche modo il soggetto sopra, rappresentato, convive con qualcosa di organico, di vivo, perché il pioppo e il legno nel tempo ha una sua consunzione, un suo ingiallimento, un suo cambiamento. Sono tavole che ho fatto negli anni 90 che hanno avuto un processo di invecchiamento, però questa è una cosa che io ho considerato, la possibilità che il tempo in qualche modo agisse in modo non irreparabile, perché chiaramente poi si ferma, cioè i tannini del legno a un certo punto si fermano. È veramente la bellezza di queste venature, di questo legno, che si è in qualche modo appropriato del soggetto. Beh, questo vedete all'interno anche di una visione un po' alchemica, no? Del mio lavoro.
parlavamo delle tecniche tanto diverse. Allora, questi sono i tuoi, come li possiamo definire, più classici? Legno di pioppo? Questo è il classico legno di pioppo senza fondo, non c'è nessuna preparazione, diciamo, né di tempera né di gesso. Quindi è proprio grezzo, nudo, grezzo. Il legno grezzo nudo viene praticamente trattato con una carta vetrosa molto grossa, uh-huh, in modo da creare proprio questa marezzatura del legno e anche del segno. Tra l'altro, perdonami, con le luci delle telecamere io vedo quello di cui mi parlavi poco fa, la lucentezza della grafite, la contro luce. Che riflette la luce, perché essendo appunto un minerale, un carbonio, sì, riflette la luce. E quindi praticamente vedi anche, no, emergere da sotto quelli che sono i segni della mia mano con la carta vetrosa che ha creato proprio questa texture. E poi le venature del legno, che fuoriescono in modo molto evidente, sì, vengono fuori con il fissaggio della matita attraverso una fissativa a base di alcol, sì, che in qualche modo mette ancora maggiormente in evidenza la venatura. Quindi c'è questa sorta di sovrapposizione fra ciò che è rappresentato e ciò che sta sotto. E in realtà, e sì, questi fiori che questi vedi, interventi di colore, che vedi praticamente è proprio un tatuaggio fatto con un inchiostro cinese molto diluito, in modo che sia entrato dentro proprio nella polpa del legno. Questi dunque grafite su tavola di pioppo, potremmo dire che è la tecnica che hai usato più spesso, perché quest'altro, insieme se a ben questa, più recente, è vero? Invece, qui vedi praticamente un pastello, un pastello grafite, nero, pastello, sempre da Faber-Castell, che non è un vero e proprio carboncino, è un pigmento nero, tondino, che è usato praticamente, no, di punta, per raggiungere uno stato di ombra così intenso come questo caso dei capelli, cioè, o della camicia nera che è la ragazza, oppure questo fondo invece dove il segno è dato sempre lavorando, no, sovrapponendo un segno sull'altro. Il nero che uso, questo pastello nero, è un pastello che ha molta polverosità, okay, quindi lo puoi muovere col palmo della mano e ottenere questi passaggi. Ah, quindi tu, ecco, lavori anche proprio a mano nuda? Beh, inizialmente magari sì, poi tutto il lavoro viene concluso con un segno invece sovrapposto, certo, uno all'altro, no, come vedi anche dai capelli oppure nella parte, sì, del collo. Qui al centro invece siamo passati davanti ad un lavoro che risale agli anni Ottanta, quando più spesso questo, dipingevi ad questo olio. Questo è un cadmio dell'86, quindi un vaso, un Athanor, sul quale appunto è inciso un volto della materia fresca. In questo caso la pittura che utilizzavo in quel periodo era una pittura proprio di getto, non potevi riprendere il giorno dopo, perché l'assorbimento della tela sarebbe stato tale da non permettere questa fusione, diciamo, cromatica. Chiamiamola pennellata, ma in realtà, sì, poi c'è una spatola che ho usato, dove qua si fonde, il rosso si fonde con il sottostante. Bordo. Beh, a proposito dell'uso della grafite, questa è Costellazione. Questa è una Costellazione, sì. Costellazione. Questa Costellazione, e qui l'uso della grafite è costante, questa battuta sempre in diagonale, segno su segno, dove si vedono benissimo anche i passaggi. Poi c'è questa cosa anche da dire, quando si fa un'opera così grande, chiaramente non tutti i giorni si ha la stessa, diciamo, fisicità, a livello anche di forza fisica, o dipende anche da quello che magari hai fatto il giorno prima, cosa hai mangiato. Bravo, l'umore. Quindi praticamente abbiamo questa marezzatura, questa differente, diciamo, intensità di grafite a seconda proprio dei giorni di lavoro, perché un'opera questa che per concluderla ci vogliono veramente tanti giorni, perché mentre con un pastello nero tu raggiungi magari un'intensità di scuro, di d'ombra, con un tempo molto minore, perché il materiale copre un'estensione più vasta, la matita invece è proprio una punta, certo, di 2 millimetri. Questa invece è grafite, ma su tela. Questa invece è una tela di lino. E siamo... Siamo praticamente in pieno lockdown. Siamo nei tempi del pieno lockdown. Pieno lockdown, marzo. Penso a un'opera che abbia a che fare proprio con quello che ci hanno detto di non fare mai. Abbracciarsi, baciarsi, tenersi la mano, oppure altri contatti. E qui nasce questo tema di baci rubati, Covid-19. Ed è un tema sviluppato praticamente con una quantità di opere che occupano tutto il periodo dal marzo fino al dicembre, si può dire, dell'anno scorso, tutte realizzate scaricando dal web i baci anche della storia del cinema, da Fellini, Kubrick, Wenders, sì, cinema. Da sempre parlato di pittura prima, di Rinascimento, di Correggio, ma in realtà c'è il cinema anche nel mio lavoro come costante da sempre. Ora, questi invece mi hai detto sono disegni di vari momenti.
I vari luoghi. I vari luoghi. Sì. Sono carte questa volta? Carboncini. Carboncini. Con pastelli invece policromi come il blu e il rosso. Ci sono i tuoi blu. Sì, i blu e i rossi anche. Sono carte queste, diciamo, che poi in realtà non hanno avuto, diciamo, un rapporto stretto con opere definitive, quelle su tavola, però in qualche modo c'è sempre un collegamento. Occhio. Sono disegni estremamente essenziali, giocati veramente proprio, a volte in questo caso, proprio sul contorno, sul segno. E questi sono praticamente proprio pezzi inediti, un ciclo quindi di opere invece... mai... Questa è una testa alata, una sorta di immagine un po'... neoromantica, se pensiamo a Friedrich, non so, a... certo. Questa invece è una figura femminile attorniata da un serpente, da un boa, quest'onda che diventa un punto serpente. Questo è un artiglio, il tema dell'artiglio, un tema che spesso ricorre nei miei lavori dei primi anni Ottanta, quello legato alle tue macchine, ai miei occhi, un ciclo di opere che avevano il ghepardo come centro dell'opera. Questa è una testa che ha questa rotazione siamese, vedi che c'è questo volto, diciamo, frontale, questo profilo che si staglia sulla sinistra. Questa è un'immagine alata, un angelo, con questa spada, diciamo, legata un po' al culto dell'Arcangelo Michele. I fiori rossi? Beh sì, in effetti questi rossi poi riecheggia anche un po' il ricordo dei cadmi su tele degli anni 80, 87, no? E qua invece di nuovo perle, questa quest'onda, diciamo, che fa emergere questa figura femminile, queste perle. Qui forse richiami all'India? L'India, sì, qui è un richiamo all'Oriente. Qui e sempre, c'è sempre il felino, vedi? L'unghia del felino. E qui ci sono, che bello, le fedi, gli anelli? Questo sì, un lavoro in cui compare questa fede nuziale, questo, diciamo, che poi diventa un elemento simbolico, il cerchio, lo zero. Ah, ecco, per te valeva a valore simbolico dello zero. Bella questa serie, grazie al privilegio di averceli fatti vedere. Abbiamo parlato tanto della fine degli anni 70, primi anni 80. In quegli anni tu sei invitato, mi pare, tre volte alla Biennale, 82, 82, 84, 86. È vero, hai anche la sala 82, personale. Sì, 82 è Tommaso Trini, che fa aperto 82, 84 Calvesi. Maurizio Calvesi. Poi nell'86 con Schwarz, Arturo Schwarz, e io ho dipinto veramente tanti metri di tela che corrispondono per le biennali dell'84, dell'86, e quindi la Biennale di Parigi, quella di San Paolo del Brasile. Nell'84 la Biennale di Venezia con Calvesi mi dedica la personale. Si chiamava Arte allo Specchio, la Biennale di quell'anno, quindi c'era la sala di Paolini, ma poi c'era soprattutto Picasso, c'era Miró, c'era praticamente tutta la storia dell'arte del Novecento che cita il passato. In quegli anni, siamo nell'84, tu hai la mostra anche a New York. A New York, da Arnold Ernstand, che è una galleria sulla 56ª strada, una galleria importante, che purtroppo non c'è più, scomparve negli anni 90. Oh, che bello. Omar, qui facciamo un grande viaggio, ci sono almeno 50 viaggi. Ho visto passando Bogotà, qui c'è scritto Egitto. Capo Nord, sì. L'India, la Cina. Questo è Tunisia? Tunisia, qui siamo praticamente a Cartagine. Cartagine sono disegni realizzati praticamente dal vivo mentre giravamo appunto all'interno. Quindi questi appunto in questi formati sono veramente taccuini di viaggio. Taccuini di viaggio, alcuni di questi, diciamo, come in questo caso, un piccolo taccuino, ma indizi, appunti anche per dei lavori che poi ho realizzato su formati più grandi. Oppure che rimangano veramente tali, come in questo caso. Questo per esempio è un quaderno legato in pelle con queste diciture in arabo che comprende il Sudan diversi anni fa, e lì ho disegnato praticamente questo mondo, diciamo, un po' ittico. Siamo sul Mar Rosso. Qui siamo nelle Seychelles e sono disegni fatti su una carta di banana. Dai. Questo ha viaggiato con me per diversi continenti, da Sud America, dove appunto in Costa Rica ho fatto diversi viaggi, poi anche c'è un po' di Messico e c'è anche l'Oriente, perché lo portai anche in Thailandia, questo quaderno. Insomma, Teheran, qui siamo appunto in una clinica ayurvedica, quindi siamo ancora in India. Poi c'è la Thailandia, vedi le ali.
qui abbiamo invece Wuhan, qui siamo in Cina, Wuhan. Ah, la Cina, ora ne parleremo. Partì appunto anche il Covid, quando sembra. E questo è un disegnone grande in cui si vede una figura femminile. Tu sei il primo artista contemporaneo occidentale ad esporre nel 2000 Museum of the Central Academy of Fine Arts, Beijing, China. Nel 2000, quando la piazza Tiananmen era una piazza di biciclette, non c'erano ancora auto. E la Cina stava già chiaramente partendo con questo viaggio in un'economia senza limiti, senza confini. Però allora nel 2000 appunto non è ancora arrivato nulla, perché l'unica cosa italiana europea che c'era occidentale era la sfera di pomodoro, sì, nel cortile interno dell'ambasciata italiana di Pechino. Nel libro dell'arte degli studenti dell'Accademia di Pechino si trovavano molti riferimenti all'arte italiana, ma del Rinascimento. Molti no, perché tre artisti o quattro: Michelangelo, Leonardo, Raffaello e qualche volta Tiziano. L'Ottocento con l'impressionismo e poi il Novecento praticamente con Picasso. Ricordo che ebbe problemi anche con la censura, perché mandai le foto di un'opera in cui compariva un nudo e mi mandarono a casa appunto l'immagine dicendo che questa non poteva passare. Poi dopo il 2000 vengo invitato alla Biennale del 2003 di Pechino, la prima Biennale. Questa la ricordo. Tu vincesti il premio a Baselitz, è vero? Sì. Purtroppo non andai a Pechino perché c'era la SARS in quell'anno, era l'anno della SARS, e il premio consisteva una personale nella Biennale due anni dopo. E nel 2005 andammo in Cina, quindi in 5 anni, dal 2000 al 2005, la Cina era completamente cambiata. Già cambiata. Piazza Tiananmen era una piazza di auto, una piazza di smog, già veramente difficilmente respirabile l'aria. Poi nel 2006-2007 inizia un tour di ben 12 musei in Cina, e lì questa mostra itinerante, praticamente con un container, da nord a sud della Cina, viaggiato per 2 anni. Sì. E poi dopo approdare in Italia alla Fondazione Quirini Stampalia di Venezia, sì, con un allestimento curato da Mario Botta. Catalogo Electa, Omer Gagliani tra Occidente e Oriente. Dopo la Cina c'è la Corea, io esposto nel Museo d'Arte Moderna di Seoul, quindi l'Oriente sicuramente, ma fondo dentro tutti gli ismi, no, di quello che ho vissuto, e così praticamente anche la Cina entra dentro in questa storia. Omer Gagliani, soltanto grazie. Grazie di averci ospitato. Grazie mille a te. Grazie del racconto, grazie di essere stato così aperto. Allo staff di Orler che ha fatto questo splendido servizio che vedremo presto. Assolutamente. Ciao. Ciao.